La frana del costone del Monte Conero sopra la spiaggia delle due sorelle è un'immagine nitida, come il ricordo dello sciame sismico di quest'estate che ha avuto i suoi picchi il 21 luglio e il 22 agosto con due scosse di magnitudo più potente. E poi il terremoto del 72, quello che ha sconquassato Ancona, rendendola fragile ed esposta agli eventi ballerini e tremanti della terra. Per conoscere meglio la morfologia della città, la Regione Marche, in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, hanno predisposto finanziamenti per attivare indagini scientifiche relative alla microzonazione sismica. Sulla cartina Ancona è un insieme di macchie colorate che indicano i quartieri più o meno suscettibili di accelerazioni in caso di sisma. Sintetizzando e eh, capire in base allo scenario di rischio sismico eh, dove il sisma eh, ha problemi sull'edificato, dove può amplificare rispetto al terreno e su questo discorso dell'edificato andare a creare poi una in base alla vulnerabilità degli edifici, una pianificazione ad hoc per il rischio sismico. Al progetto di indagine ha partecipato ovviamente anche l'amministrazione comunale del capoluogo, attraverso la verifica delle condizioni limite, cioè di quelle criticità che potrebbero presentarsi, tenendo conto della viabilità della struttura stradale degli edifici e che consente dunque di pianificare l'emergenza predisponendo aree di accoglienza o di ammassamento. Abbiamo messo in piedi un servizio di protezione civile adeguato alla città. Abbiamo messo in piedi un gruppo di volontari di 45 elementi che stanno facendo i corsi per essere poi in grado di essere preparati per qualunque tipo di evenienza e abbiamo cercato, adesso fra pochi giorni vedrete dei segnali in varie piazze, in vari luoghi della città che sono i punti di ammassamento in caso di evento sismico.